Io registro. Buongiorno a tutti, eccoci qua dal condominio. Eccolo, vedete che bello? Molto numero, abbastanza numeroso, bello, 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 bello. E, allora, oggi proporrei un percorso misto, poco codificato, ok? Ma di fatto vi guiderò comunque. E cercherò di farvi gestire l'energia al meglio, anche se non c'è un grafico, non seguiamo tanto bene il grafico. Di fatto è un percorso non codificato, un fartlek. Mi viene da pensare alla mia solita corsa alla montagna, ok? Quindi fondamentalmente continuo questa settimana con questo percorso e lo vorrei avvicinare a un allenamento di corsa in trail, no? Quindi il trail è un qualcosa che è diverso dalla strada, okay? Mentre la strada è un qualcosa di molto più mentale, bisogna mettersi lì, lavorare sulla testa, sulla concentrazione. Il trail è un qualcosa di più istintivo, capite? Quindi siamo colti molte volte impreparati. E questo fa venire fuori in noi l'istintività, ok? Lunedì abbiamo fatto un interval bello, quadrato, codificato, eh? Oggi abbiamo un percorso che si svilupperà in tre grandi momenti, fondamentalmente. Il primo momento, con riscaldamento, arriviamo fino al 22° minuto. Ovviamente andiamo progressivamente, cerchiamo come al solito di portarci progressivamente nelle grandi intensità. E aspettandoci dei momenti anche un po' così difficili da gestire, sicuramente. È un po' come quello che succede nel trail, no? Io imbocco una strada, poi c'è un'inclinazione, non è che dico, c'è, e me la devo gestire nelle sensazioni, ok? Poi andremo giù, andremo a recuperare, ci ricostruiremo questi momenti. Il secondo sarà da 10 minuti, ok? E il terzo sarà da 14 minuti, molto vario. Ma a me piacerebbe farvi lavorare con la resistenza, ok? Quindi andremo a togliere, mettere, e poi andiamo su, poi ritorniamo un po' giù, poi magari la strada non è più in montagna, ma è un po' di discesa, quindi cercheremo di mantenerci un equilibrio, ok? C'è un po' di tutto. E le musiche, come al solito, ho lavorato molto sulle musiche, la base da cui ho lavorato è la lezione che avevo preparato un anno fa per Venaria, che abbiamo fatto alla Regia di Venaria, l'ho cambiata molto, però è una ride molto, secondo me le musiche sono molto emozionali, molto contrastanti come al solito, momenti in cui ci sentiremo degli uccellini, pi, 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 e momenti in cui diabolicamente verremo travolti in un turbine di emozioni. Okay? Questo è l'obiettivo, creare emozioni oggi e allenare, come al solito, va bene? Io partirei 18:33, ho sforato di 3 minuti, però direi che si può andare. Allora, vi ricordo che alla mia sinistra ci sono dei parametri, in basso a sinistra ci sarà un parziale e di fatto lo azzererò ad ogni blocco, quindi 22, poi avremo un recuperino, poi altri 10 minuti, un recuperino e altri 14 minuti, ok? Questo è il parziale. I blocchi delle percentuali cardiache cerco di metterli corretti e di fatto non so se ci riuscirò. Allora, parto senza andare troppo avanti, vediamo la prima, direi 3, 2, 1, via amici! Ecco, allora, pensato anche magari che sarebbe piacevole proprio entrare nel mondo del trail, che non è altro che una corsa in mezzo alla natura, è molto bello, almeno a me piace molto, poi non so, quindi. Comincio il mio percorso, i primi 8 minuti, come al solito cerchiamo di controllare, di incominciare a visualizzare il nostro allenamento. Cerchiamo di sforzarci, proviamo a immaginare di entrare dentro questo bosco.
naturalmente non abbiamo resistenza. Allora, attaccate anche voi il cardio, vediamo quello che viene fuori, va bene? Brani a questa playlist. Dopo compilare il borderò per la SIAE sarà veramente una figata. Comincio a percepire la mia schiena, le spalle, come al solito. Vedete, più penso alla mia postura e più riesco nel tempo a correggerla. Cominciamo a mettere un po' di resistenza. Approfittiamo degli aumenti. Dei livelli musicali. Eh sì, perché ci saranno vari livelli musicali. Un po' come una salita, no? Inizia tranquilla, le sensazioni. E le ho sotto controllo. A un certo punto potrebbe essere che la salita diventa tremenda. E devo incominciare a gestire le energie. Bene, voi ci siete? The Hindus do say that the self, Piccoli great self, incrementi, ok? is consciousness. Comincia But of course that does not mean a mettere la consciousness in the trazione. sense Man of mano che our metto la ordinary trazione. everyday consciousness. Ordinary everyday consciousness is indeed a form of this kind of consciousness, shall we say a manifestation. But then there's also consciousness which doesn't notice, nevertheless is highly responsive. Siamo a 100 pedalate. The way your heart beats, the way you breathe, the way you grow your hair. You're doing it, but you don't know how it's done. Sì, metti un po' di trazione. Agganciala. Allora, un consiglio. Quando si va in salita e quando la pendenza è forte, il concetto di agilità non deve mai lasciarsi, no? Il ritmo incomincia a comunicarci qualcosa. Sì, intanto ci godiamo questi boschi. Piccoli incrementi con l'obiettivo di arrivare al 65% della nostra frequenza cardiaca. E pian pianino ci arriviamo, pian pianino lo stabilizzeremo questo. Risorse. Pian pianino, ok.
l'ultima risorsa che ci abbandona è proprio la musica, quella che ci serve, ok? Sì, lo so, Monia, adesso è rientrata. Ero andato in default di risorse. È rientrata, vero? Li ho sotto controllo. Con questa dolcezza. Lo senti la dolcezza? Stabilizziamo il nostro 65%. Ok? Allora, fino all'ottavo minuto, stiamo qua, ci godiamo il panorama autunnale in questo momento. Senti il calore come arriva, no? Allora, le vedete lì dietro, quelli sono dei piccoli dislivelli. Nel prossimo brano cercheremo di immaginarli con dei crossing in running, ok? In a certain way to become aware. Sì, non perdere niente, ok? È così. Stringi un po', mettilo. Questo nuovo ritmo, più lento. Hey! È più lento, è più pendente. Stringi un po'. Allora, in questo fino al dodicesimo minuto non superiamo nei crossing un eventuale 75%, ok? Sì, falla entrare. La senti che delicatezza? Siamo pronti a stringere e andare su? Eh? Ci proviamo? 3, 2, 1, stringo. Fuori! Sì. Così. Ancora. Hey! 75 massimo, dai. Devi regolare. Ancora. Attenzione, dove deve andare adesso, no? Pronto a risedere e a liberare un po'. 3, 2, 1, siedo, libero. Wow! Sì. Togli un po'. Allora. Attenzione che adesso restiamo un minuto. Due livelli di incremento, ok? Sempre crossing. Potete tornare su. Stringendo. Prova ancora una volta. Massimo 75. Stringo. Primo. Sì, è una danza.
lo ricordi, no? Sulle ginocchia. Ricordati, anche se la pendenza aumenta, rimani col concetto di gazzella nella testa. E è un carillon dentro la mia testa. Secondo livello, stringo. Hey! Wow! Tutto ok? Nella natura trenta secondi. È un crossing. Tre, due, uno, siedo lì un po'. Com'è andata? Allora, massimo 80, ok? Siamo in quota. Stringo. Di nuovo un crossing, ok? Non tanto, vai su. Si comincia ad andare in quota. Adesso cercheremo di non superare il limite aerobico ancora, ok? Prendete di riferimento, abbiamo ancora circa 8 minuti per avere il primo recupero, la prima lieve discesa. Siedo. Riesco a mantenerlo. Attaccati alla melodia. Stringo. Piccolo incremento, ok? Ci manteniamo aerobici, anche se mi stringi. Come la salita. Stringo. Comunica lei. E questa salita io non la voglio fare col fiatone. Vai, 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 vai. La pendenza aumenterà, amici. Rientro. Allora. Tra il 75 e l'80%, va bene? Sta cambiando, lo senti? Stiamo passando alle 70 pedalate. 75-80. I crossing incominceranno adesso a darci un po' di senso di mancanza d'aria. Ok? Andiamo su. Devi tenere botta. Ok? Questo è il tuo andamento da endurance spinto. Quello che viene dopo è una gestione. True.
sempre due livelli di crossi. Il primo e poi intostiamo ancora di più. Tribù, Trico, hey, hey, ci siamo. Primo crossing, fuori. Hey, corri ragazzo, corri! Sulle ginocchia! Ricordati la gazzella! Hey! Tre, due, uno, siedoli un po'! Hey! Vai tribù! Ritorna al limite aerobico! Hey! Facciamo così, ok? Stabilizza l'80. Hey! 30 secondi ancora, poi un altro crossing. Hey! Pronti? Stringo, primo crossing, running. Quattro minuti a fine del blocco. Così. Abbiamo ancora un incremento di livello. Sì. Eccolo, mettilo. Hey! Sono le sensazioni che me lo dicono. Dove sto andando? Hey! Ci vai in vetta! Pompa adesso! Pompa adesso! Siedo, libero! Ritorna in un concetto di aerobia. Non perdere troppo però, eh! Hey! Hey! Limite aerobico! Movimento circolare. Vai, 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 vai. Non perdere niente. Devi simulare una salita. Devi simulare che hai dei momenti più intensi e momenti leggermente meno intensi. Stringi. Yeah. Sì, è un po' istintiva, meno mentale, ci fidiamo più del nostro istinto. Siamo pronti? Due livelli, il primo ti porta oltre l'80%, stringo, fuori, hey. Pronti? È l'ultimo minuto, quello che ti porta oltre 85 se lo vuoi. Hey! Lo vogliamo? Se lo vuoi, con me, stringi un minuto. Yeah! Pompa su! Grandi! 40 secondi,
male le gambe, sì. È questo che voglio. Tre, due, uno, siedo libero. Due minuti. Com'è? Allora, recuperate adesso. La strada ci dà un attimo di tregua. E noi in questa tregua godiamo della melodia, del paesaggio. Agilità. Togli. Un'ultima accortezza. Non scendere sotto il 65%, ok? È il momento, è il momento inclusivo. Lei pompa. La sto suonando io con le mie gambe. Hey! Vai amici, vai. Allora adesso, finiti i due minuti, diamo un po' di jump, ok? Solo un po' di jump per rimanere lì. Hey. Guarda che bello il panorama. Godi dei momenti positivi quando c'è una tregua alla nostra sofferenza. Mi guardo intorno al paesaggio, ascolto la melodia che mi arriva. Jump da 8 tempi. Fuori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, leggero. Vai, vai. Facile, facile. Hey, 1, 2, 3. Sì. Vai ancora. 8 tempi. È iniziato il nostro secondo blocco. Dura solo 10 minuti. Per ora, attenzione, perché è tremenda questa. Hey. Vai, 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 mantenilo semplice e permetti la risalita lenta del tuo cuore. Hey, hey. 5, 6, 7, yeah. Ce l'abbiamo sotto controllo? Hey. Hey, hey. Ricordati le ginocchia, portarle su. Ok, portale su. 5, 6, 7, yeah. Ok, resto qua. Allora, stringo un po', porto un po' sul livello, va bene? Stringo. Non perdo niente. Hike crossing, come prima, ok? Sono dei dislivelli. Ok? Stringi. Non scendere. Mettilo nelle gambe. Sì, sì, sì. Vai, vai, vai. Un momento di aumento di intensità che poi andrò a togliere, va bene? Stringo, fuori. Wow! Sentila! Vinta! Devi vincere il dislivello! Hey. Vinci il dislivello! 3, 2, 1, siedo libero! Com'è andata? Lo stavi sentendo arrivare, vero? Stava arrivando lì, l'hai bloccato, l'hai fatto riscendere. Ci riproviamo? Eh?
è un high crossing, ok? Stringo, fuori, vinci! Hey! Vinci! Vai, 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 vai! Tre, due, uno, rientro libero. Se non sono allenato qua, il cuore non è che proprio riesce a scendere, quindi gestisciti tu. Fallo scendere. Ok? Si riparte. Siamo pronti, amici? Ci proviamo? Stringo! Fuori! Pompa! Sì! Dai! Amanti del trail! Amanti dell'asfalto! Prendi questa occasione! Rientro al libro! Ok, adesso mi riprendo la mia resistenza, perché purtroppo la strada si fa più pendente. Stringo. È proprio la natura che ci permette di passare questi momenti difficili. Stringo. Stringo. Running mountain. Yeah, è così, è arrivato il momento un po' cattivo. Allora io mi faccio aiutare dall'energia della fisica, va bene? Ok, allora si finisce al 34esimo minuto, va bene? Si mantiene tra l'80 e l'85 la nostra FC. Siedo, aumento, piccoli incrementi. Quando sono seduto, devi immaginare che la strada sta tirando comunque. Eh? 80%, dai. Sentila come entra. Sentila come scava. Sulle ginocchia, ricordati. Spinta e trazione. Stringi. Se la ricorda questa. È una scelta. O cacciatore o preda. O fuggi o attacchi. Stringo. Standing mountain. Pompiamo bene, va bene? Stringo. Tribù, fuori. Sentila. Come sfonda i muri. Su. Andiamo là. È la metratura che ti permette di arrivare al traguardo. Non scendere. Lei tira e molla. Lei tira e molla, ma il cuore continua a salire. Giustissimo. Porta a sedere libera un po'. Siedi libera un po', riprendi la coscienza. Tribù. 80. E rimani qua. 80%. Lo so, lo devi volere tu. E due incrementi ce la facciamo? Abbiamo tolto, no? 80%, stringi. Quello che serve per mantenersi stabile all'80%. Dai, 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 dai. Pronto all'ultimo brano del blocco. È volato questo blocco, vero?
meno di 3 minuti alla fine. Stringi ancora. Andiamo subito in running, va bene? Ok. Running. Hey girls, hey boys, superstar DJs. Here we go. Hey girls, hey boys. Ok. Obiettivo. Ci amici. La conosciamo tutti questa. Come va a finire? Allora, stringi uno. Yeah. Porta cambio. Standing mountain. Che ti porta al picco. E il cambio di standing mountain ti permette di dare ancora un piccolo incremento. Vieni con me. Stringo. Fuori. Yeah. Nelle viscere, in ogni sinapsi. Allora, ok amici, è un minuto, rientro. Non mollarla. Preparati all'accelerazione. Sì, quella sporcizia che bussa alla tua porta. La senti? Non rinnegarla, è parte di te. Prepara l'accelerazione, stringo. Ok, fuori. Accelera. Verso il picco, stringi, accelera. Sì, sì, vai. Rientro, libero. Come amici? Allora. Ah. Io un giorno ci rimango. Ah. Sì, reagisci. Reagisci. 65%. Ce la facciamo? Sono 2 minuti. Poi lo stesso brano ci riporterà in un running. Eppure iniziamo il nostro percorso, va bene? 14 minuti ancora. Ok, rientriamo qua, va bene? Ci può aiutare la montagna, la natura. Sì. Vai, portalo giù. Piccoli stacchi in running, ok? Se te la senti. Fuori. E intanto recupero, rientro. Non è facile fare questo. Non è nei protocolli. Ok. Allora, questa volta vorrei portarti su con un po' più di dolcezza, ok? Il che non significa che il cuore non salirà. Andiamo in running. 3, 2, 1, vai. Facile. Sì. Questo eterno movimento. Allora, sì. Abbiamo il tempo di fare la nostra. Ma due occhi sono pochi per questo immenso.
Come va? Ci siete? Lo so, è un po' dura. Ma cerca di farti da piacere il tuo momento, no? Mi accorgo che due gambe non bastano. Rilassa le spalle, la schiena. Poi sì. Se hai bisogno ogni tanto di sedere, lo fai. E se è vero che ci sì, puoi anche cantarla dentro te. Batti un colpo, amore. Ho bisogno di dividere. Bene. Tutto questo è finita la pacchia. Rientro. Non è vero, continuiamo così, stringo un po'. Perché la pendenza aumenta, ok? Sì, stringi, non fallo scendere. Devi essere bravo, sapiente. Sapiente. Rimani qua, stabilizza al 70%, va bene? Sapientemente. Sì, attraversiamo queste montagne, questi alberi. Vai. Abbiamo il sole contro. Ma è piacevole sentirlo sulla fronte. Vai, vai, nelle gambe. Ci siamo? Un po' di cuore però, Un po' di cuore. Non impastare troppo le gambe. Dai. Sulle ginocchia. Andiamo in running, eh? 3, 2, 1, vai. Ehi! Rimani con la musica dentro, il giusto ritmo. Non permetterti che l'intensità ti fermi. La devi solo gestire. La gazzella è dentro. La gazzella è dentro, pronta a fuggire. Attenzione. Perché la strada si incosterà, ok? Rientro, la pendenza aumenta, stringo, stringi, non perdere niente, siamo tutti presenti? Mi date un cenno empatico che mi fa capire che ci siete? Ok, grazie. Grazie mille. Running mountain. Spingi, va bene? Fuori. Hey! Com'è lui? Avanti! Siedo! Stabilizza 80%! Ce la fai? Ce la fai? Stabilizza! Lo so, non è bello! Lo devi tenere per 2 minuti e mezzo. Ma scusate, 2 minuti. Ce la fai? Ce la fai? Seduto. Anche se la gazzella si sta allontanando dal mio pensiero, io la tengo sempre lì con me, pronto a utilizzarla quando è il momento di fuggire, a gambe levate, ok? La gazzella scalpita. Anche se c'è un qualcosa che non permette di esprimersi. È là. È dentro. Sì. Ottanta per cento. Devi chiudere per ottenerlo.
amici, amici. Vieni qua, 80%. Sì. Tribù, datemi forza, perché adesso diventa tremenda. Adesso diventa tremenda. Senti là. Yeah. Sì. Così. Di nuovo la fisica. Cento qua. Il running, non so cosa succederà. Running mountain. Ci siete? 3, 2, 1, fuori. Senti come batte. Particelle che si scompongono. Pronto lo standing mountain. Non prima di aumentare di un incremento. Lo fate con me. Stringo. Fuori. Sì, adesso devi essere cattivo. Lo so, non lo sai, ma adesso devi esserlo. Ehi. Sì, sentilo. Hey. Ci proviamo. Rientro. Picco. Picco. Stringo. Fuori. Pronto all'accelerazione. Stringo. Accelero. Rientro. Libero un po'. Gazzella. Gazzella. Bomba! Standing mountain! Fuori amici! Riprendi il concerto di gazzella! Hey! La comoca si scompone! Ehi, stringi! Un minuto amici, di nuovo picco! Con me! Dai! Yeah! Trail! Inside! Ehi! Hey. 40 secondi! Hey! Trenta secondi, comincia a sollevare! Accelera! Accelera! Sì, 15 secondi! Rientro, libero, libero. Allora amici, non è finita. Togli. Allora, sapete, siamo arrivati qua. Adesso dobbiamo scendere, è pericoloso, perché siamo stanchi, corriamo il rischio di farci male. La discesa, ok?
ci facciamo questi ultimi 4 minuti il running, ok? Quello che ti chiedo è mantenere ancora la testa attenta alla tua sicurezza, ok? Adesso che sei stanco, andiamo su? Hai recuperato? Un po', quel po' che ti serviva. Dai, guarda che bello, goditi il panorama, stiamo scendendo, però rimani concentrato. Rimani nella melodia. Rimani là. È un running, vai. Sono quei contrasti che ci piacciono, che ci fanno sentire vivi. Sì, stiamo scendendo con la consapevolezza che il peggio è passato. Sì, rimani lì con la testa. La gazzella, te la ricordi? È lì, pronta a fuggire. Rientro. Non è finita. Non è finita. Devi rimanere vigile fino alla fine. Una storta può farti perdere tutto. Ok? È così. Nel trail devi essere sempre attento, sempre vigile. Fuori. Allora io, che sono un killer, sto accelerando proprio in discesa, ok? Se non te la senti, siedi e utilizzi questo come un cooldown. Allora, non basta farlo, sei in discesa, devi essere perfetto nella postura. Un piede messo male e te lo rompi. E puoi romperti anche la testa. Ok? Le sensazioni, la capacità che con la concentrazione riesco a mantenermi lì con la testa. Sfruttando il bene che c'è intorno a me adesso. Una spada nella roccia, una spada nella roccia. Cinquanta secondi, amici. Non è ancora il momento di scendere. Cuore, 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 cuore. È il tuo cuore che ti sta guidando adesso. Sì. Cerca di mantenere il timone fermo fino alla fine. Rientro. Libera. È finita. È finita. Non era un'alta intensità, ma quasi. Andata. Aspettate che mi tolgo un attimo, che così. Oh. Differiti, mi sa che questa va, Mi sa che oggi questa va. Aspettate che approfitto della finestra. Povera. Andata, felicità. Sì. Italia e oltre.
andata grandi. Allora, però io, per non farvi scendere troppo veloci, metterei qualche jump. No, finita, vedete voi, jump, ok, ok, ci sta proprio. 7 8, e sì, poca resistenza, quasi nulla, e danzo. Senti, senti come entra adesso. Hey, hey. Sì. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Ultimo. Ok, bene, è finita, va bene, è finita. Allora, mi permetto ancora una pedalata lieve, ritorno qua, ah, sì, ah. Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume, poi, perché alla fine, ritrovarsi a volare alla fine, e sdraiarsi quello che, felice, che si voleva fare sopra l'erba, lo dice Lucio Battisti. Un sottile dispiacere, ah. E di notte passare, tolgo, con lo sguardo tutto, la collina, ah, per scoprire, mi godo il momento, no? Il sole va a dormire, domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, leggero come la neve, non fa rumore, sì, ti chiamali se vuoi, passo a fare spenti nella notte per vedere, chiamale come vuoi, come vuoi, vuoi, va bene? E stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non vuoi. Tu chiamale se vuoi. Emozioni. Sono emozioni, sì. No. Oh, e sono 2 anni che ancora non riesco a farlo bene questo cuore, va bene, ci. Emozioni. È come su 10 anni che conosco Cesana, non so ancora dire il suo nome. Ciao Cicciuto. Ok. Allora, lasciamo ancora un attimino. Una pedalata leggera, quasi scarica, ma controllata. Uscire nella bughiera di mattina dove non si. Perché mettere insieme la PSI con Lucio Battisti, solo noi. Grazie. Grazie. Allora, la doppietta aperta, non lasciatemi solo, mi raccomando, ecco, dai. No, è che dopo ci. Vi potete fare una mezza maratona con questo allenamento qua. Capire tu. Ecco. No? Tu chiamare se vuoi. Emozioni. Tu chiamare se vuoi. Emozioni. Pronti a fermarvi? Ok? Allora. Sì, sì. Ci fermiamo? Cosa dite? Eh? Ok, mi fermo. Mi fermo. I won't lie to you. Sì, perché sono le emozioni che restano impresse.
And you can ferma le gambe. Faccio un bel respiro. Allora vi consiglio di sincronizzare questo respiro. Vai, prendi aria, senti come entra, senti che brividi, senti come si impossessano delle tue sinapsi, questi brividi arrivano nel cervello, prendono le vie meno conosciute, quelle che erano sotto, nascoste. Via, la musica le ritira fuori. Respiro. Ad ogni ingresso d'aria sento la pienezza della vita, la gioia. Respiro. Ancora, 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 ancora. I know I can treat you better. Spiro. Than he can. Ne facciamo ancora uno, va bene? Vai. Ciao Alessandra. Grazie. Spiro. Andiamo a ruotare. A ruotare. Due. Tre. Cambio. Uno, due. Give me a sign, take my hand. Mettiamo le mani ai fianchi, le gambe sono parallele che guardano avanti. Facciamo delle rotazioni con il collo, no? Tre in un senso, tre nell'altro. Occhio ai giramenti, va bene? Occhio. Uno. Fateli lenti, consapevoli. Cerchiamo di dare un ciclo al respiro, come la rotazione. Cambio. Ok, resto giù, guardo le mie gambe, resto dritto con la schiena, afferro il capo, porto il mento vicino al petto. Ok, torno a guardare in avanti a me, apro, mani sul manubrio, metto le mani nella punta del mio manubrio. Mi tengo e porto dietro il bacino. Sento allungare la schiena. Il capo lo porto in mezzo alle mie spalle. Guardo il polmone della resistenza. Ok. Adesso vado in running. Il tallone la gamba che sta dietro va a abbassarsi sul tallone. Senti l'allungamento del polpaccio. Ok, faccio mezzo giro con la mia gamba, cambio e faccio di nuovo punta del manubrio, arretro, guardo, porto il capo in mezzo alle mie spalle, guardo il pomodoro della resistenza, sento la schiena e i dorsali allungarsi. Pian pianino torno su, metto le mani in posizione da running, abbasso il tallone della gamba dietro, allungo il polpaccio. Love is like an energy rushing and rushing inside of me. Siedo. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Perché l'amore deve essere incondizionato. Yes.
afferro il collo del piede, gambe parallele. State notando che ci stiamo allargando sempre di più coi minuti. Mi sa che il prossimo anno faremo lezioni da un'ora e venti. Mi sa che in palestra le facevamo da 45 minuti. Cambio. Vabbè, siamo a casa. Siamo a casa. Ok. Ancora un attimino, allargo leggermente le gambe, altezza spalle, faccio un bel respiro, mi allungo verso l'alto, ma non basta, mi allungo ancora di più, ma non basta, prendo un polso e mi allungo ancora di più, ma non basta, guardo le mie mani e questo mi fa allungare ancora di più. Adesso un bel inspiro. Ed espirando mi lascio cadere con il peso semplicemente della mia testa. Vado a sentire fino ai lombari che qualcosa accade, la percezione dell'allungamento. Avvicino pian pianino le mie gambe, adesso chiudendole. Le spalle cerco di mantenerle aperte. E con questo movimento costretto porto dietro le mani. Le ginocchia le afferro e cerco di spingere rilassando il collo. Ok, adesso piego leggermente le ginocchia, rilascio, srotolo la schiena e vengo su. L'ultimo respiro, entra l'aria. Inspiro. Pian pianino la faccio uscire. Mi metterei ancora un attimo dietro per far salutare i differiti, perché credo che niente mi farà cambiare idea. Metto questa. Ciao.